Stefano Fassina, cosa può dire, cosa deve dire il Partito Democratico a quei lavoratori come quelli dell'Alcoa, la cui situazione lei ha vissuto direttamente qualche giorno fa, ma non solo loro, che in questo momento si dicono abbandonati dalla politica e anche dal PD? Prima di dire dobbiamo esserci, dobbiamo essere nei luoghi dove il lavoro è in difficoltà, dove le imprese sono in difficoltà, perché se non ci siamo poi non siamo neanche credibili con i messaggi. Dobbiamo esserci anche quando è difficile esserci, come è successo l'altro giorno con i lavoratori dell'Alcoa, perché è il modo per ricostruire e rafforzare, per quanto riguarda noi, un canale di comunicazione e trovare poi soluzioni. Poi vanno trovate le soluzioni, i lavoratori chiedono soluzioni, chiedono lavoro, non chiedono ammortizzatori sociali, quindi noi dobbiamo essere in grado di dare risposte concrete, e mi pare che da questo punto di vista qualche passo avanti l'abbiamo fatto, anche in Europa. Come giudica la proposta che viene dall'IDV di un referendum contro la riforma Fornero? Il metodo è sbagliato, innanzitutto. Noi siamo d'accordo ad abrogare l'articolo 8 del decreto di Ferragosto introdotto da Sacconi nel 2011. Sull'articolo 18, invece, avendo noi contribuito a definire un compromesso, siamo leali, e quindi vogliamo vedere prima come funziona quella norma prima di valutare se modificarla, ma è il metodo che è sbagliato. Le regole del mercato del lavoro, la democrazia industriale sono oggetti che hanno bisogno di patti, perché ci sono interessi diversi che si confrontano, e procedere per atti unilaterali è sbagliato, indebolisce il sindacato, indebolisce il protagonismo delle forze sociali e lo indebolisce tanto più quando i due del referendum sul lavoro sono associati a due referendum sulla politica, uno in particolare che taglia il finanziamento pubblico ai partiti, che è chiaramente espressione di una deriva populista e antidemocratica, e quindi ci preoccupa anche il pacchetto che è stato costruito, e per questo riteniamo che le modifiche alla legislazione sul lavoro vadano fatte in Parlamento attraverso il dialogo con le parti sociali. È possibile ricucire quello strappo con la FIOM che sembra essersi consumato in questi anni? Ma non c'è uno strappo, ci sono posizioni diverse. Ieri sera al dibattito alla festa della FIOM di Torino abbiamo discusso anche con dei punti di dissenso, ma il filo non è interrotto. Noi alla nostra festa nazionale a Reggio Emilia quest'anno e alle altre feste nazionali non abbiamo mai invitato organizzazioni sindacali di categoria, quindi non è che non c'era la FIOM, non c'erano i chimici, non c'erano gli agricoltori, non c'era il pubblico impiego. Quindi attenzione anche a non cadere nelle strumentalizzazioni di chi vuole far apparire il Partito Democratico diverso da quello che è. Noi abbiamo un rapporto positivo con la FIOM, come l'abbiamo positivo con FIM Wilm, come l'abbiamo positivo con le organizzazioni sindacali confederali. Poi abbiamo le nostre posizioni, che spesso non coincidono con quelle della FIOM, ma è un rapporto trasparente che continueremo a avere.